La protesta delle carriole parte da Piazza del Duomo. Il primo gruppo si muove sotto gli occhi della Celeri in assetto antisommossa. Un primo momento di tensione di fronte al cantiere del consorzio Federico II. Sciacalli grida il corteo, poi all'ingresso della zona rossa la tensione sale ancora. Le transenne vengono sfondate, qualcuno grida, poi di fronte alle macerie tutti si mettono al lavoro. Tutto il materiale come il metallo lo portiamo via e verrà portato attraverso tutto il corso e come stanno facendo, tutto quanto lo sterro verrà portato via. È un'opportunità per fare in modo che siamo noi a rimettere a posto la città, come è accaduto in Friuli del resto. 4 milioni e mezzo di tonnellate di macerie ancora in strada 11 mesi dopo il 6 aprile, troppi ritardi, dicono i manifestanti. Viviamo fuori, abbiamo la casa nuova. Però in mezzo a queste macerie diceva... Ci sono anche i calcinacci di casa mia. I numeri diffusi oggi dalla Protezione Civile dicono che sono poco meno di 20.000 le persone che oggi, grazie al progetto Case, hanno un tetto sicuro sopra la testa. Lo sforzo del dopo terremoto concentrato nel dare una casa a chi l'aveva perduta con la costruzione delle villette nelle frazioni dell'Aquila, ma è la città che rivogliono gli aquilani e oggi iniziano a ripulirla.